Io vi ringrazio, non mi aspettavo di intervenire perché oramai vi ho fatto sanguinare le orecchie tanto da che ho parlato in questi 5 anni e credo che ci siano, come in tutte le avventure, in tutte le battaglie, in tutte le guerre, perché questa è una guerra in qualche modo non convenzionale, ma è un momento in cui dei poteri forti, molto forti, questo è un paese dove è stato ucciso Moro, sono stati uccisi Falcone, Borsellino, questo è un paese che ha visto, ha una storia da raccontare, ha visto delle cose inaudite e mi ha persino stupito che dal 2010 ad oggi, sono passati 8 anni, noi siamo rimasti qua a combattere, a crescere piano piano con Davide che sta tenendo un cellulare in mano probabilmente per fare una diretta, ma che è stato il nostro premio, di dedicare un applauso perché è stato il nostro primo 5 stelle nelle istituzioni e ha anche superstite che l'ha premendata nelle istituzioni e questa non vuole essere un'autocelebrazione, vuole essere un momento di incoraggiamento perché il momento è buio. È un momento buio perché da una parte è un momento in cui si misurano gli uomini, le persone. E come diceva Laura, quando ti giri e trovi a fianco a te una persona che sai che c'è e che ti ha dimostrato che c'è, tu riesci ad andare avanti. È un momento buio perché persone che, in cui riponevi una grande fiducia e su cui avresti messo veramente la mano sul fuoco, si sono comportati in una maniera indegna, lasciatemelo dire, e tradendo non soltanto una regola etica che non è un reato, che non è una legge scritta, che non è una così una norma scolpita nella roccia, ma è di più, è un patto di fiducia con chi si alza la mattina alle 7:30, 8, va in garage, apre il garage, come ho fatto io tanti anni, come abbiamo fatto noi tutti tanti anni, prende un gazebo, va all'angolo di una strada e racconta e cerca di informare le persone e fa il suo lavoro di partecipazione politica, che è quello che abbiamo sempre desiderato. Quindi è un momento in cui veramente da una parte ci rendiamo conto e ci addolora. Mi addolora prima ancora di essere arrabbiato, sono addolorato di quello che è successo, ma è anche un momento in cui ci si rafforza, perché questa cosa non ci ucciderà, questa cosa metterà ancora più in luce la virtuosità di quelli della maggioranza, di noi che hanno tenuto la schiena dritta lì dentro. Io non attacco gli altri perché non c'è bisogno di attaccarli, perché chi ha 50 come PD di indagati, per chi ha accolto massoni, l'altro giorno Renzi diceva beh, è diventata l'arca dei massoni, noi non li prendiamo i massoni, sono loro che da qualche tempo in qua accettano chiunque sia iscritto a una loggia, sono loro che hanno il padre della Boschi che va a chiedere consiglio a Flavio Carbone, che magari non era massone, forse piduista, forse neanche, ma faccendiere legato al caso Sindona, IOR, CIA, servizi deviati, Calvi, cose che qui dentro un pochino più di anni ricorda benissimo come il più grande scandalo bancario italiano. Non, è inutile, li abbiamo attaccati abbastanza, se gli italiani non lo sanno, non lo sanno perché continuano a informarsi in un certo modo, ma anche questo è un discorso che ho già fatto. E quindi io stasera voglio ringraziarvi, perché nonostante il vento contrario, nonostante la tempesta che la nostra goletta
5 Stelle sta affrontando per una traversata che è dura, perché è oceanica, no, da un certo punto di vista, ma noi, io almeno dall'alto della mia garitta, col mio binocolo, monocolo, anzi, vedo terra. Vedo terra e posso gridarlo ai miei compagni che stanno sul ponte della nave e rassicurarli, perché è l'unico momento storico in cui questi signori hanno veramente perso qualsiasi credibilità, qualsiasi numero. E vi racconto un piccolissimissimo aneddoto. Quando si è votata la legge elettorale e Grasso, con la sua grassata, come la chiamo io, ha dato le dimissioni dal PD dopo aver accettato le 5 fiducie, ennesima violazione della Costituzione, che in 5 anni abbiamo visto ripetersi per decine di volte alla luce del sole, quindi nel silenzio connivente dell'informazione e nelle oscure stanze, dove però noi eravamo riusciti ad entrare, no? Dopo questa legge elettorale che criticano tutti, per la prima volta non hanno i numeri, non hanno la credibilità, non hanno i candidati e non hanno i leader. E la cosa che più mi ha colpito, io lì dentro non ho avuto mai paura di nessuno, sono entrato con un pochino di un po' genaco, ma stesa anche piemontese, no? Un po' intimidito, perché un cittadino che entra a varca quella soglia, sa che sta varcando una soglia sacra di un monumento alla democrazia, no? Del luogo sacro dove il popolo si deve essere rappresentato e si devono fare gli interessi del popolo. Bene, io ho visto negli occhi di Napolitano la rabbia perché è passata per questa legge elettorale, perché questa legge elettorale così maldestramente accrocchiata ha diversi difetti, ma il più grosso è che ogni partito presenta un leader, quindi Mattarella stesso non saprà chi chiamare il giorno dopo le elezioni, il 5 marzo. Loro non avranno i numeri per fare le larghe intese, che era quello che voleva Napolitano, perché Napolitano è il garante in qualche modo di tutto, l'abbiamo già visto nel 2011, l'abbiamo visto nel 2013, di uno status, di una sicurezza, una garanzia per il rispetto dei patti con Europa, per il rispetto di un certo establishment, no? Politico, finanziario, economico, e ho visto la sua frustrazione nel vedere questi signori che pure lui probabilmente alla fine giudica inadeguati a rappresentare una marionetta l'esecutore degli ordini di Bruxelles, fare una legge pasticciata in cui non si saprà veramente chi chiamare, perché se ci fosse stato Berlusconi, sempre fosse stato incandidabile, condannato per frode fiscale, eccetera, 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 ci fosse stato un Salvini almeno, ci fosse stato qualcuno che di sicuro quel giorno lì, il 4, prendeva la maggioranza, allora si poteva pensare di fare una larga intesa. Ora questi numeri non ce l'hanno, e questo è il varco, è la crepa nella diga in cui noi ci infileremo, faremo crollare questo sistema e ci proveremo, perché ribadisco, questo è un paese dove c'è lo Stato e c'è un parastato che fa affari con la mafia, che fa affari con le banche, che fa affari con la finanza, che fa affari con la massoneria, che cercherà di fare in tutti i modi e fare il possibile perché noi non ci si riesca. Ma noi abbiamo questo colpo, abbiamo questa finestra, ed è una di quelle finestre come gli allineamenti, no, dei pianeti, che avvengono una volta ogni X anni. Quindi è il momento di prendere la mira,
sparare il nostro missile esattamente al centro di questo sistema marce schifoso che ha distrutto l'Italia e, come diceva Paragone, ci ha trasformato in prodotti, io aggiungerei ci ha trasformato in schiavi e in purtroppo cittadini completamente disillusi. Quello che vi chiedo è di piantare un seme in ognuno di, coloro che non vorranno andare a votare, perché quel giorno è D-Day. Quel giorno noi ci possiamo veramente riprendere ciò che ci spetta. E il merito sarà sempre, comunque, di tutti. Non solo dei parlamentari che sono rimasti con la schiena dritta, non soltanto di chi ha cercato di indirizzare, Gian Roberto ci manca molto, voglio ricordare stasera la barca verso la giusta rotta, ma soprattutto di tutti coloro che nonostante tutto si sono alzati la mattina, hanno sacrificato le serate e sono andati in mezzo alle piazze a parlare ai cittadini. A loro l'ho fatto anch'io, l'ho continuato a fare, ma va il mio più grandissimo grazie. E sappiate che nonostante quello che è successo, noi stiamo difendendo ancora quello che testimoniamo tutti i giorni, cioè l'onestà. Grazie. Bravo.